hai chiesto di scrivere? Certo, certo, c'è stato chi mi ha implorato che non tenessi per me quanto avessi conosciuto, ma c'è stato anche il contrario, che mi diceva di smettere. Come ho agito? Come ho agito secondo voi, eh? Fogli, 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 adorati figli miei, fogli, amici miei, fogli, fogli, fogli. Ancora un momento, ancora più vicino, ecco, amica mia, sono qua io, non aver paura, è solo una colonna di fumo, ehi amica, è solo una colonna di fumo, non permettere che ti blocchi. Non sei fatta di pietra, hai occhi liquidi, lascia che bagnino mesi, respira con me, respira insieme a me. Ah, ah, fa male, sì, fa male, ah, fa male. Fa male, fa male, fa male, fa male. Il passato, il presente, questo. Ma non c'è nessun male che non possa essere accompagnato da un po' di bene. Non capisco come un mal di reni possa accompagnare un po' di bene. Oh, oh. Accio! Accio! Dell'acqua, presto! Da bravo! Le tue pietanze sono buone, sì, gustose, ma sono troppo pesanti! Quante volte ti devo dire che non devi esagerare con il garum? È buono, sì, mi piace, ma è pesante! Lo usano per la dissenteria! Ho la dissenteria io, eh? Non mi pare! Accio! Ma ci hai messo anche il garum sociorum? Sì, accio, sì, accio! Accidenti, accio! Dannato tu sia! Devi migliorare la cottura! Tu puoi farcela! Certo che puoi, però se continui così mi porterai via il sonno e anche l'appetito e costringerai ad andare da un medico e tu lo sai come la penso con i medici, possono migliorare anche loro, ci spero almeno, ma... Accio, tieni presente i medici? Ammiro tanto quel loro sapere, tutti quegli strumenti che usano con eleganza. Ecco però, se non fosse per quel piccolo, piccolo, piccolo particolare, per il fatto che fanno esperienza a furia di ammazzare, ecco, forse potrei stare più tranquillo io. Va bene morire, ci mancherebbe. Ma aspetterei ancora un po', non vorrei che mi incolpassero di intemperanza, che non vado di corpo. E tu lo sai, Accio, quanto mi costa. Non
potrei temporeggiare ancora un po' nella vita. Ho in sospeso questi. No, non guardarmi così. Tra poco riprenderò a scrivere. Questa devo proprio dirgliela al giovane. Non gli riesce di fare le flessioni come riesce a me. È un po' pigro, come tutti quelli della sua età, un po' indolente. Ma è con l'esempio che posso impartirgli il migliore insegnamento. Sì, Accio, e qualche botta in testa. Non ricominciare, Accio, non gli faccio veramente male. È giovane, è forte. Gli avrò pure assestato qualche colpo, ma non credo che l'abbia capito. Mi indispone. A quest'ora dovrebbe essere già qui e sicuramente si sarà fermato da qualche parte. Sì, da Tacito. No. Non sono geloso. È grande. Può affezionarsi a chi vuole. Io sono la persona che lo ama di più. Accio, scrive bene, sai, stando ai grandi maestri. Vedi, lo fa in modo diverso da me. Ecco, se io prendo questa...